È la partita di ritorno dei quarti di finale dei playoff. All'andata, vittoria della Scavolini. Se la Scavolini vince questa partita, elimina il Banco Roma e accede alla semifinale. Viceversa, se vince il Banco di Roma, si andrà alla terza partita giovedì a Roma. Alza la prima palla dell'incontro Albanesi. Saltano Flowers e Tillis, c'è la deviazione verso Zampolini, magnifico Frederick, su di lui è Gilardi, Townsend marca Zampolini, tombolato un lungo su Sylvester. Frederick sfrutta il blocco di Tillis, va al tiro in sospensione e realizza i primi due punti della partita. Tombolato fa saltare Zampolini e poi va al tiro ma sbaglia, recupera il pallone Townsend. Sbaglia anche Townsend, il rimbalzo di Tillis. Sylvester per Frederick, arresto e tiro di Frederick a bersaglio. Primo vantaggio della Scavolini, 8-6. Townsend in palleggio. Servito tombolato, si prepara a entrare anche Sbarra intanto. Recupera il pallone Frederick e può andare a concludere in schiacciata e contropiede. 6 punti di Frederick. Entusiasmo sugli spalti, 14 Scavolini, 8 Banco Roma, 14 minuti e mezzo da giocare, massimo vantaggio 6 punti per la Scavolini, mentre in possesso di palla Flowers, Townsend prova il tiro da 3 e lo trova, 5 punti per lui, riduce le distanze. Intanto 14. Walter magnifico è sulla seggiola di cambio pronto a entrare in campo. Gilardi serve Polesello, su Polesello c'è Costa, la stoppata di Tillis e la palla recuperata da Gracis. Frederick, conclusione su Sbarra appoggiando il tabellone, 11 punti di Flowers. Il punteggio ora è 37-30, massimo vantaggio per il Banco Roma, 7 lunghezze, 3 minuti e 5 secondi alla fine del primo tempo. Gracis marcato da Townsend, da Frederick, il tiro da fuori di Frederick va a segno, 2 punti diventano 13-30. Gracis per Del Monte, Tillis, ancora Del Monte, tiro da 3 punti di Del Monte. È la correzione di Frederick, c'è stato un tocco sul canestro di un giocatore del Banco Roma, il canestro andava convalidato, il tiro da fuori di Townsend da 3 punti va a segno. Townsend sempre difesa individuale dei pesaresi, Gilardi marcato da Frederick, blocco di Polesello e tiro di Gilardi da 3, è imprecisa la deviazione di Magnifico per Sylvester, il contropiede verso Frederick che realizza acrobaticamente subendo anche il fallo. Molto arrabbiato, avete visto Zampolini, c'è il cambio di difesa, ora è a zona la Scavolini, zona 2-3, deve preservare dai falli i suoi giocatori, la palla dentro di Flowers non recuperata da Polesello, poi Gilardi che serve Townsend, tiro di Townsend da 3 va a segno. 11 punti. Rimessa in zona d'attacco per il Banco Roma. Primo fallo di Magnifico, terzo di squadra della Scavolini. Solfrini per Flowers. Riesce a tenere in gioco il pallone e Townsend colpisce ancora da 3 punti. Siamo al sesto minuto di gioco. Tillis serve Magnifico, Frederick è marcato da Gilardi, va al tiro dall'angolo, Frederick realizza il suo 17° punto. Frederick chiama lo schema 4, Frederick Gracis si dispone e riceve. Costa servito sotto, evita bene Flowers e realizza. E Costa sta venendo fuori molto bene e Flower non può forzare il marcamento su di lui perché ha 3 falli, è lui che ha rimesso praticamente in partita la Scavolini con 2 o 3 canestri consecutivi. 12 punti di Costa, ancora Townsend da 3 punti, implacabile. 20 punti di Townsend di sinistro, il rimbalzo catturato da Polesello, Townsend per Solfrini in angolo, ancora Townsend, va al tiro dalla lunetta, realizza. 22 punti di Townsend, rimessa in zona d'attacco per la formazione pesarese, occhiataccia di Albanesi e Bianchini che continua naturalmente a protestare. 3 punti da recuperare per la formazione pesarese, 5 minuti e 10 al termine. Gracis, Costa,
Tillis, Frederick. Difesa individuale del Banco Roma. Sbarra che segue Frederick, che è andato a prendere posizione vicino a canestro. Gracis per Frederick, che è salito dietro un doppio blocco, e ora serve Costa. Ancora Frederick, tenta il tiro da tre. Frederick lo mette a segno e siamo in parità. 23 punti di Frederick, parità 75 pari, 4 minuti e 40 secondi alla fine. Townsend,